Stele Iride, bentornati all'appuntamento con T-Sport, il nostro notiziario di informazione sportiva sulla provincia di Firenze e sulla regione toscana. Come di consueto anche in questo ultimo appuntamento della settimana apriamo il nostro TG sportivo andando a vedere insieme il TG Viola per avvicinarci ovviamente alla partita del weekend che attende la Fiorentina, ovvero il match di domenica quando allo stadio Franchi alle 20:45 arriverà il Palermo. Noi facciamo un punto della situazione proprio sulla gara contro il Palermo e poi guardiamo a tanti altri aspetti inerenti proprio alla squadra gigliata. Il compito più difficile nella vita è quello di cambiare se stessi, diceva Nelson Mandela. Lo sanno bene Fiorentina e Palermo, che nella loro vita calcistica devono uscire dai loro periodi negativi, con i Viola che vengono da due sconfitte consecutive contro PAOK ed Inter, ed il Palermo che tramite il solito scatenato Zamparini ha esonerato un altro allenatore. Sì, perché questa volta è toccato a Roberto De Zerbi fare le valigie, date le 7 sconfitte consecutive dei siciliani, con il presidente dei Rosanero, che ha allora richiamato in panchina l'ex Eugenio Corini. Impegno delicato, quindi, per la Fiorentina, che sulla carta parte certamente favorita, ma che allo stesso tempo dovrà stare bene in guardia, vista l'estrema voglia di riscatto degli ospiti. Fiorentina che tra l'altro dovrà fare a meno di Gonzalo Rodriguez, reduce dall'espulsione di San Siro contro l'Inter, con Paolo Sosa che allora schiererà una difesa a 3, composta da Salcedo, Astori e Tomovic davanti a Tatarusanu. A centrocampo poi, data per certa la presenza di Borja Valero, si contendono un posto da titolari Vesino e Badel, oltre a Teglio e Chiesa, con Milic pendolino della fascia sinistra. Davanti, infine, spetterà al solito Nicola Kalinic, supportato sulla tre quarti da Bernardeschi ed Ilicic, a fondare la nave rosanero, già indebolita dalla turbolenta settimana nella quale si è concretizzato il cambio panchina e dalle pesanti assenze di Goldaniga, Diamanti e Gonzalez. Ma occhio a cantar vittoria prima del dovuto, perché i rosanero hanno un disperato bisogno di muovere la classifica ed il ritorno di Corini potrebbe anche essere un'arma in più per i siciliani. Da parte sua, però, vuole uscire da questo miniciclo negativo la Fiorentina, così da allontanare anche le ultime polemiche che hanno visto protagoniste le principali pedine della scacchiera gigliata. Tra gli ultimi risultati negativi e il caos generato dalla vicenda Gonzalo Rodriguez, l'allenamento a porte aperte di ieri, nonostante l'appello all'unità di Corvino e di parte della tifoseria, non poteva riscuotere un grande successo, causa anche di un clima invernale e degli impegni di lavoro che per molti hanno reso impossibile la presenza al Franchi. Alla fine così erano circa 200 i tifosi sugli spalti della maratona per seguire l'allenamento dei Viola e l'accoglienza per i giocatori di Sosa è stata così freddina. Allenamento che è iniziato con una prima parte di riscaldamento, poi un gruppo ha iniziato a lavorare sul campo mentre Borja, Astori, Ilicic, Kalinic e Badel hanno fatto ritorno al centro sportivo per una seduta in palestra. L'allenamento si è concluso con una partitella 8 contro 8 che ha visto il successo ai rigori della squadra con la pettorina verde capitanata da Sanchez, De Maio e Teglio, peraltro decisivo con il rigore della vittoria. I giocatori hanno poi salutato i tifosi lanciando in maratona i palloni, mentre Salcedo ha consegnato a mano un pallone a due bambini che hanno assistito all'allenamento dal campo stesso, seduti in panchina. Nel corso di tutto l'allenamento, cori per Gonzalo Rodriguez, con alcuni tifosi che hanno chiesto più volte all'argentino di rinnovare il contratto con la Fiorentina. La cautela è d'obbligo, dopo tante voci, dopo tanti ritardi, sembra però che finalmente stia per arrivare un momento cruciale, un momento di svolta per quanto riguarda la costruzione del nuovo stadio a Firenze. È infatti partito il conto alla rovescia per quanto concerne la presentazione del progetto legato al nuovo stadio, un progetto che i fiorentini avrebbero dovuto vedere svelato tra 8 giorni, ovvero il 10 dicembre, ma la presentazione si terrà in realtà il 20 di dicembre, visto che nella data del 10, fissata in precedenza, il sindaco Dario Nardella sarà in udienza da Papa Francesco. La presentazione del 20 si svolgerà in Palazzo Vecchio, molto probabilmente in sala d'arme.
Come detto Nannardella lo scorso 24 novembre, con la revisione del piano urbanistico esecutivo, la Mercafirra verrà spostata a Castello, venendo incontro alle richieste dei grossisti e lasciando così libero lo spazio di Novoli per la costruzione del nuovo stadio. Per il sindaco, così si sbloccheranno tre progetti fondamentali per lo sviluppo a nord-ovest di Firenze: la riqualificazione della Mercafir, che a questo punto si sgancerà dal progetto dello stadio, la costruzione della cittadella viola e la riprogettazione dell'area di Castello. E noi ovviamente continuiamo a parlare di calcio, in particolar modo andiamo a dare una sbirciata a cosa attende l'Empoli in questo weekend di Serie A. Come detto, la Fiorentina affronterà il Palermo, ecco invece quale sarà la rivale dell'Empoli, spiegata nel nostro servizio. Infatti il nostro Niccolò Ghinassi ci racconta il Sassuolo che affronterà la formazione di mister Martuscello. Doppia trasferta in terra emiliana per l'Empoli di Giovanni Martuscello, che nei prossimi due turni di campionato sarà impegnato rispettivamente contro Sassuolo e Bologna. Due scontri diretti importantissimi per gli azzurri, che alle soglie della quindicesima giornata di Serie A stanziano in quart'ultima posizione a 10 punti, solamente a più 3 dalla zona retrocessione. Ecco che allora diventa già fondamentale l'impegno di domenica alle 15 dei toscani, i quali saranno protagonisti al Mapei Stadium, in un incontro che storicamente non è incline agli azzurri. Sì, perché in trasferta contro i neroverdi l'Empoli ha collezionato finora 5 sconfitte, un pareggio ed un'unica vittoria, quella del 2008 nel primo scontro tra le due squadre, che vide gli azzurri dell'allora tecnico Silvio Baldini imporsi per 4-0 fuori casa. Da allora l'Empoli non è più riuscito a vincere in Emilia con gli uomini di Martuscello, cui spetterà allora il compito di interrompere questa statistica negativa. Martuscello, che probabilmente sceglierà di far riposare Laurini, ancora non pienamente recuperato dopo l'infortunio, e che, vista l'indisponibilità di Veselì, schiererà allora un 4-3-1-2 con Zambelli, Bellucci, Costa e Pasquale davanti alla porta difesa da Skorupski. A centrocampo si rivede José Mauri in cabina di regia, accanto a lui Krunic e Croce a fungere da interni, con Riccardo Saponara come al solito tra le linee a supporto del duo d'attacco che, visti i problemi fisici di Manuel Pucciarelli, sarà composto da Maccarone ed uno tra Marilungo e Micelizze. È un Empoli acciaccato, dunque, quello che si prepara per la trasferta in terra emiliana. È un Empoli che non può permettersi passi falsi dopo aver subito 3 sconfitte casalinghe consecutive e 10 reti tra campionato e Coppa Italia. Ma si sa, è nei momenti più difficili che viene fuori il vero animo degli azzurri. Vedi la trasferta di Pescara con i toscani che allora cercheranno di invertire la rotta in questa 15ª giornata di Serie A. Palazzo Vanni, questo è il nome della struttura che dovrebbe sorgere a breve a San Bartolo a Cintoia, un regalo dell'ideatore del marchio Il Bisonte a tutta la città di Firenze, in particolar modo al quartiere dell'Isolotto. Infatti proprio l'ideatore, lo stilista che ha dato vita al marchio Il Bisonte, ha deciso di investire sulla città con un project financing che oggi è stato presentato, con ovviamente non solo la presenza appunto di Vanni De Filippo, ma anche quella dell'amministrazione comunale e non solo. Scopriamo tutti i dettagli nel prossimo servizio. Io ho avuto un sacco di incidenti, un sacco di infarti, sono a rischio costante, non vorrei morire, però vedo che se sono sempre qui si vede che da vivo qualcosa devo fare, perché devo lasciare qualcosa alla città di Firenze che mi ha adottato, perché io non sono fiorentino, sono nato nel Veneto e poi sono venuto qui quasi 50 anni fa e sono stato adottato dalla città, mi ha portato fortuna nel mio lavoro e ho deciso che, venduta l'azienda con i soldi che ho preso, non avendo eredi, non avendo altre soluzioni, questi soldi non è che me li voglio portare per essere più ricco del cimitero, dico meglio investirli in qualcosa di utile e di valido per la città di Firenze. Vanni De Filippo, storico fondatore del marchio Il Bisonte, ha avuto tanto dalla sua terra adottiva, ovvero da Firenze, e oggi in una conferenza stampa che si è tenuta presso l'hotel Garibaldi Blu in piazza Santa Maria Novella ha annunciato come intende restituire alla città quanto da lui avuto. Alla presenza del sindaco Dario Nardella,
dell'assessore allo sport Andrea Vannucci, di Carlo Magri, presidente della FIPAV, e di Salvatore Sanzo, presidente del CONI Toscana, infatti lo stilista ha annunciato quale sarà l'eredità che consegnerà a Firenze: un impianto sportivo polifunzionale e polisociale, in grado di ospitare più discipline sportive, in primis quella pallavolo tanto amata da Di Filippo, che come il Bisonte sponsorizza ormai da 11 anni l'Azzurra Volley San Casciano, squadra che ad oggi milita nella Serie A1 femminile. C'è bisogno di avere qualcosa a Firenze, perché noi con la nostra squadra di pallavolo non sappiamo dove allenarci, non sappiamo dove giocare, siamo una squadra in Serie A come la Fiorentina, ci siamo solo noi due, e loro hanno pensato che c'era necessità di fare quest'opera che mi è venuto in mente di fare per la pallavolo e anche per altri sport, ma soprattutto per la nostra squadra, perché noi ci alleniamo, l'anno scorso ci allenavamo nelle palestre delle scuole, soffitti bassi, spazi stretti, spendiamo un sacco di soldi per prendere delle ragazze che giocano a pallavolo, che abituate anche straniere, che vengono da posti dove si allenano in palazzetti di 15.000 posti e vengono qui e le porto a allenarsi in una palestra di una scuola, non mi sembra una cosa molto simpatica. Per Di Filippo, il Palazzo Vanni, come verrà chiamata la struttura che nascerà a San Bartolo a Cintoia, assolverà le esigenze di una Firenze che ha o impianti troppo piccoli per ospitare manifestazioni sportive di livello o troppo grandi e difficili da riempire come il Mandela Forum. Un regalo dunque alla città e alla sua squadra, che Vanni considera l'altra metà del suo cuore. Beh, direi che questo è un progetto storico per lo sport fiorentino ed è stato possibile grazie alla generosità di Vanni Di Filippo, che è un grande imprenditore, un creativo e soprattutto un amico dello sport e della pallavolo. Ci ha voluto dare questo grande progetto, una donazione con un grande investimento che attiverà un project financing, cioè una procedura che si basa sul conferimento da parte del comune dell'area e che prevede il finanziamento tutto dei privati per la realizzazione di questo complesso. Manca a Firenze in effetti un vero e proprio palazzetto dello sport dedicato al volley e a sport simili indoor, perché abbiamo il grande Mandela Forum che però ospita troppi eventi ed è molto grande per la pallavolo, e poi abbiamo tanti piccoli palazzetti che non sono adeguati ad un progetto di una società di pallavolo di primo livello. Quindi questo impianto da un lato colma un vuoto nella nostra città, dall'altro quindi impreziosisce, arricchisce la nostra rete di impianti sportivi e dall'altro ancora ci permette di dare una svolta decisiva alla costruzione di quel grande polo dello sport a sud-ovest della città, nell'area del quartiere dell'Isolotto, del Cavallaccio. I tempi per la realizzazione saranno molto rapidi. La commissione del comune è già stata insediata dal direttore generale, ha 90 giorni di tempo per dichiarare l'interesse pubblico di questa opera, dopodiché, come prevede la norma sui project financing, dovremo fare un bando che sarà pubblicato per la durata di 60 giorni e poi potremo davvero partire. Il Palazzo Vanni verrà realizzato in tempi brevi, vista la volontà di Di Filippo di vedere ultimata la sua creatura il prima possibile. E in realtà si tratterà di una struttura doppia, con accanto al palazzetto principale, deputato ad accogliere le partite, un'altra struttura che verrà dedicata maggiormente agli allenamenti. Il Palazzo Vanni, struttura che costerà intorno agli 8-9 milioni di euro, sarà la dimostrazione di come privato e pubblico possono collaborare per valorizzare il territorio cittadino e, come racconta il progettista dell'impianto, sarà anche un esempio da un punto di vista progettuale. L'esigenza di Vanni principalmente era quella ovviamente di realizzare un'opera in tempi veramente stretti, per cui l'unica opzione era quella di utilizzare un sistema prefabbricato. Ora il sistema prefabbricato ovviamente risulta solamente edifici piuttosto freddi, dozzinali, per cui l'idea è stata proprio quella matrice, poi è quella dell'azienda di Vanni, quindi di mettere attorno una doppia pelle che permettesse anche di avere appunto un edificio gradevole dal punto di vista estetico e anche funzionale. L'idea poi
diciamo, principale e più importante è stata quella di costruire un secondo edificio. Questa idea è nata in un secondo momento, come ha detto Vanni nella conferenza stampa, per gli allenamenti, in maniera tale che si può utilizzare due edifici contemporaneamente e quindi dare anche servizio al quartiere di San Bartolo a Cintoia. Beh, l'obiettivo era quello ovviamente di andare a disputare gare internazionali e soprattutto i playoff, per cui il CONI impone oggi i 3.500 posti. Fare però 3.500 posti fissi ovviamente avrebbe pregiudicato l'utilizzo della struttura per altri tipi di sport, per esempio la pallacanestro, il calcio a 5, fare tornei di judo, insomma gli sport più disparati, per cui è stato deciso appunto di fare delle gradinate retrattili che a scomparsa vanno sotto le tribune invece fisse che rimangono per 1.800 posti. E ovviamente c'era un errore nel sottopancia, l'ultima persona intervistata era Andrea Crociani, progettista dell'impianto, e non Vanni De Filippo, che è l'ideatore del marchio Il Bisonte e anche l'ideatore di questo bel progetto, l'uomo che quantomeno ha voluto che Firenze si dotasse di un altro palazzetto dello sport. Adesso andiamo a parlare anche di calcio femminile, in particolar modo della Fiorentina Women's. Il campionato è ancora lungo, ma il rollino di marcia della Fiorentina è davvero a schiacciasassi della Serie A femminile. Al comando della classifica a punteggio pieno, perfettamente in linea con gli obiettivi prefissati, ha raccolto 21 punti in 7 gare, con 29 gol fatti e solo 2 subiti, dopo essersi imposta nei due confronti al vertice contro Brescia e Verona. Le viola di Sauro Fattori hanno già vinto contro 4 delle 5 squadre che la seguono in classifica e affronteranno Res Roma nella prossima gara casalinga. Il calendario sulla carta è ora in discesa, ma il sogno di riportare uno scudetto a Firenze passa anche e soprattutto dalle vittorie contro le medio-piccole, ad iniziare domani dalla trasferta contro il San Zaccaria. E questo dunque l'appuntamento di domani per la Fiorentina femminile. Io vi ricordo che nel weekend, per quanto riguarda le squadre fiorentine e toscane, torneranno in campo le due realtà della Serie A di rugby, ovvero la Toscana Aeroporti I Medicei, che giocherà al Ruffino Stadium, dunque in casa, domenica a partire dalle 14.30, come del resto domenica alle 14.30 tornerà anche in campo il Prato Sesto, i Cavalieri Union Prato Sesto. Quanto riguarda la formazione pratosestese, trasferta in casa della temibile Prorecco, per quanto riguarda invece la formazione fiorentina dei Medicei, appuntamento che metterà la squadra di Presutti di fronte al CUS Genova. Per quanto riguarda il mondo del basket, vi ricordiamo inoltre che torneranno in campo, per quanto riguarda la Serie B, anche la Fiorentina Basket e il Pino Dragons Firenze. È tutto per quanto riguarda l'edizione odierna di T-Sport. Noi ovviamente torniamo lunedì a partire dalle 19. Arrivederci.